fare, come dichiarano loro, che sono stati buttati fuori dalla scuola. Sono loro responsabili di circolare di tutto. Sì, ho capito, questo però può tornare più due ragazzi che lo potete chiamare qualche responsabile. Allora chiamiamo la polizia, lo potete chiamare cortesemente, però non c'è diritto, un responsabile di un reparto nel secondo piano dove erano lavorati fino a quest'ora alle 21 queste due persone, che poi dichiarano cose assurde. Vieni. Cioè, che cosa ci dichiari? Anche per che cosa? Che succedeva in questa stanza? Fammi capire. Non cambiavano le lenzuole, non lavavano a terra, non è venuto anche il signore fuori con la pezza, gli ha detto che puoi lavare. No, ho due figli a casa di 2 anni, se entro qua è un miscovirus, sai, e se ne è giù. Ha lavato solo fuori corridoio e se ne è giù. Ha dovuto lavare lui. Ragazzi, questi ragazzi sono positivi, come ben vedete. La pezza che dovevano lavare. Poi oggi mi hanno fatto le analisi, hanno detto che io sono uscito positivo a cannabis, non è vero, perché io non fumo da 20 giorni. E loro dicono che io sono fumato qui dentro, io non ho fumato qui dentro, lo stanno dicendo loro, a me ci dopano. Ragazzi, condividete, aiutiamo questi ragazzi. Buone, hanno chiamato i miei genitori, hanno detto che io sono uscito positivo a cannabis, non è vero. A me mi dicono che non è vero, che sono cannabis. La mamma? Mia nonna. Mia mamma non ce l'ho, c'è solo mia nonna e mio padre. Il ragazzo pure è positivo? Anche un ragazzo, sì. Ma siete amici? Sì, abita nel mio palazzo. Quindi come avete scoperto che eravate positivi? Lui all'improvviso ha preso la possibilità, è andato a terra, lui aveva il 18 e l'ha preso e l'ha portato in ospedale, al CPO. Sì. È uscito positivo, l'hanno portato a colui. Dopo 2 ore è successo a me. Mi hanno portato al CPO e anche a me è uscito positivo. Sì, cosa è uscito? Che malore è uscito? Io ho avuto solo giramenti di testa, sì, e ho vomitato. Sì, è stata. I miei amici mi hanno portato dal CTO, mi hanno fatto il tampone. Ragazzi, condividete, dobbiamo aiutare questi ragazzi, forza. Sono tutti negativi, sì. Tranne lui che lui è positivo. Sì, sì. Siete stati al Cotugno, dal Cotugno vi hanno trasferito qui all'ora 10 giorni, sì. E quindi siete ricoverati qua. Stasera alle ore 21 ci hanno buttato fuori. Perché? Lo spieghi di nuovo? La sì, perché mio padre ha portato del come si dice? Mangiare. Loro non lo volevano fare entrare. Dopo 10 giorni che io sto qua, non lo volevano fare entrare. Loro sono venuti, verso dopo, hanno detto 7 euro, te ne puoi anche andare. Ragazzi, dobbiamo condividere, forza. E loro mi hanno buttato fuori, mi hanno fatto scendere per la scala di emergenza, qua. E loro non mi vogliono aprire neanche il cancello. Mi hanno aperto il cancello in collega loro e mi hanno fatto scendere più fuori. Ok, poi dopodiché sono arrivati in 118. Sì, dopo 2 ore però. L'ospedale del mare, no? Del mare. L'ospedale del mare, se non è, vuoi l'ospedale del mare? No. Ah, quindi potete accettarmi in qualche struttura ospedaliera, giusto? Ma io in ospedale del mare non ci vado. Vabbè, dicono che non è l'ospedale del mare, ma sicuramente comunque, visto che... quindi ti portano di nuovo. Ma andavo già. Vediamo dietro di voi, ragazzi. Però intanto tutelate le persone che stanno intorno a voi e ascoltate dei medici, dei portati. Vediamo dietro di voi, vediamo dove vi porta. Vabbè. Quindi affidatevi nelle mani del 118, affidatevi nelle mani dei medici. Vediamo dietro di voi. Si affidano nelle vostre mani, ragazzi. Si affidano nelle vostre mani. Viaggio, andiamo. Andiamo. Lei è papà? Sì. Come mai sono stati buttati fuori? Perché non hanno fatto degli alimenti. Ora dove li stanno portando? Stanno portando all'ospedale del mare per fargli un'altra volta di nuovo il ricovero, perché poi non li vogliono fare entrare. Va bene. Non credo che un minorenne tu può uscire dall'ospedale senza firmare, oppure dicono firma e vattene. Un minorenne non può firmare. L'hanno buttato fuori loro? Sì, hanno detto forse la cartella clinica, se vuoi andare vattene.
senza farlo filmare, senza chiamarmi, senza fare niente. Ma ti prendi tu la responsabilità di questa cosa? Sì, tu, prendi me. Ragazzi, condividete? I ragazzi erano positivi e l'ospedale del mare lo stanno portando ora all'ospedale del mare per fare un altro ricovero. Stavano a Loreto Mare, li hanno buttati fuori, poi sono i genitori, ora stanno andando all'ospedale Loreto Mare, sono positivi.